Francesco Antonio Malaspina, lei è il preside di questo istituto, l'istituto Carlo Porta. Istituto Alberghiero Carlo Porta. Che cosa fa questo istituto? Questo istituto prepara giovani alla professione di cuoco, di maître e di accoglienza negli alberghi. Al momento solo fino alla fine della scuola media superiore, e con oggi presentiamo l'alberghiero internazionale che ha lo scopo di preparare giovani italiani e stranieri con competenze da poter spendere in Italia e all'estero, perché ce n'è tanto bisogno di giovani preparati. Avete fatto un accordo con chi? Abbiamo fatto un accordo con il SENAC dello Stato del Pernambuco in Brasile, è un progetto triennale. Il primo progetto è un progetto di avvicinamento ad Expo, perché tratta di argomenti che sono assolutamente inerenti, alimentazione e nutrizione. Prepariamo dei menù con prodotti tipici locali, noi in Italia, i brasiliani in Brasile, e poi presenteremo gli esiti di questo progetto in Expo. Claudio Sadler, oggi siamo tornati a scuola. Eh sì, questa era la mia scuola, tra virgolette, ci ho insegnato per un sacco di anni, 13 anni, però la mia scuola di formazione è stato il Vespucci, che poi è stata la fondatrice di quest'altra scuola, quindi ho una grande affezione a questa scuola. Quindi grande esperienza, grandi cose, siamo tornati a scuola qua, ma ci siamo qui per che cosa? Perché mi sembra che tu adesso con le soste, che cosa fai con la scuola? Allora, io da un paio d'anni sono presidente delle soste, e quindi il preside Malaspina mi ha invitato per spiegarmi il tema di questa associazione, di questo programma internazionale. Ci è parso molto interessante, quindi per noi partecipare è uno, dare la disponibilità per accogliere questi ragazzi giovani a fare degli stage da noi, in modo tale da completare la loro formazione tecnica e teorica con la pratica che si fa nei migliori ristoranti italiani, e quindi mi sembrava doveroso da parte nostra intervenire. Giuseppe Vaccarini, cosa ci fai qui all'istituto alberghiero? Ci vuoi fare un po' di ripasso? Beh, no, non è proprio così, anche se qui ho insegnato per 25 anni. No, sono tornato perché il preside mi ha voluto coinvolgere come Vaccarini, ma anche come associazione, come ASPI, per il nuovo istituto alberghiero internazionale, in cui ci sarà anche un corso di sommelleria abbinato agli altri corsi di pasticceria e di cucina, in quanto l'attestato finale sarà poi una certificazione in enogastronomia. Ecco, quindi noi parteciperemo in questo nuovo progetto perché abbiamo le competenze e le conoscenze per poter insegnare quello che è il mondo delle bevande, sia gli italiani che gli stranieri che parteciperanno a questi corsi. Quindi ci prepariamo per l'Expo 2015. Esatto, è una cosa nuova, una cosa che è proprio in sintonia anche col periodo, col momento, e quindi ci auguriamo che abbia il successo che merita. Ma sicuramente ce l'avrà, e sicuramente faremo anche buona figura con tutti quanti questi ospiti stranieri che arriveranno in Italia, che pare siano 8, 10, 15, 20 milioni. Lo speriamo veramente, anche perché in Italia mancava una scuola di questo tipo. Noi vediamo che dal mondo abbiamo richieste, sia noi come associazione ma anche altri, proprio per poter venire in questo paese ad apprendere le cose migliori per quanto riguardano sia la cucina che le bevande. Quindi penso che questo sia il momento migliore per poterlo fare, per poter presentare questa nuova scuola.